Hashtag Consiglio. Tweet dal Consiglio Provinciale di Trento. Ultimi giorni per visitare la mostra Il Bosco in equilibrio spezzato in calendario Palazzo Trentini fino al 20 dicembre prossimo. Ad un anno dal terribile evento della tempesta Vaia, 17 artisti della cerchia si interrogano sul rapporto arte-natura e lo interpretano con materiali e tecniche diversi. Un modo per ricordare quanto accaduto e insieme lanciare un messaggio affidato alla creatività dell'arte, sulla delicatezza della natura, sulla precarietà del suo equilibrio e sulla necessità di adottare comportamenti e strategie di rispetto dell'ambiente e del clima. A Palazzo Trentini, in via Manci 27, a Trento. La terza commissione permanente ha approvato all'unanimità la relazione conclusiva sulla petizione inerente al progetto di riqualificazione del Lago Santo in un'ottica di sostenibilità ambientale. Il presidente della commissione Ivano Iob e l'assessore Mario Tonina hanno informato i commissari dell'incontro molto positivo avvenuto tra l'amministrazione comunale e gli uffici provinciali, a seguito del quale hanno detto: siamo fiduciosi che i lavori saranno meno impattanti e si svolgeranno nel rispetto del lago. Tonina ha voluto ringraziare l'amministrazione comunale per aver colto l'opportunità di un ulteriore dialogo nella direzione della valorizzazione del lago e tenendo conto delle criticità emerse dai firmatari della petizione. È partito mercoledì 11 dicembre alle ore 16 con l'intervento illustrativo del presidente Fugatti l'esame dei tre provvedimenti, legge collegata, legge di stabilità e bilancio di previsione, che compongono la manovra finanziaria della provincia 2020. L'assemblea legislativa, dopo la discussione generale e l'esame degli ordini del giorno, affronterà l'articolato sul quale gravano 2.300 emendamenti, 2.000 dei quali del solo Movimento 5 Stelle. La discussione si dovrebbe completare il 17 dicembre, ma se necessario il Consiglio resterà in aula anche nelle giornate successive, fino al voto finale. Hashtag Consiglio, tweet dal Consiglio Provinciale di Trento.